Should we go for our video talks of the day? Yes, today, gioca il mio Napoli Calcio. Ormai io penso che ormai abbiamo perso l'opportunità di vincere il campionato, sono veramente ridotte al 10%, 15% in questo momento, ma io credo che ormai l'abbiamo perso. Purtroppo era un'occasione unica quest'anno, ma abbiamo buttato troppi punti. 15 punti persi in casa, 5 sconfitte su 6 totali, pensate, nella nostra casa, nel nostro stadio, quindi mai successo una squadra italiana, poi alla fine ha vinto il campionato con 6, diciamo, con 5 sconfitte in casa, quindi le statistiche sono anche pesanti, ma sono comunque veritiere, sono spesso veritiere. Io sono veramente deluso, pensavo che questo fosse davvero l'anno buono, tutto ciò che è stato detto in precedenza, pure all'allenatore, ma invece l'allenatore secondo me non si è dimostrato all'altezza di vincere un campionato. Pensavo fosse così fino a qualche settimana fa, ma in realtà non è stato così. Una bella delusione, io sono molto deluso, anche perché poi quando si qualifica, diciamo, arriva al terzo posto, al quarto posto, insomma, si qualifica la Champions League, poi in realtà non conta niente, perché certo uno incassa, la società incassa dei soldi, anche pesanti, ma non conta niente a livello sportivo, perché poi quando facciamo questa competizione il massimo risultato che raggiungiamo sono o gli ottavi di finale o i quarti di finale, se proprio ci va bene. La Juve solo una volta è andata in finale, diciamo praticamente 8 anni fa e anche 5 anni fa, però sono stati proprio dei casi eccezionali, ma la squadra italiana il massimo che fa sono gli ottavi di finale e i quarti. Quindi che uno che ci va a fare, che va a fare, diciamo, in Champions, se poi appunto devi uscire subito a febbraio, insomma, gli ottavi di finale, addirittura a Girone a dicembre. Per questo per me, diciamo, un fallimento la stagione del Napoli. Vedremo, queste ultime quattro partite può succedere sempre di tutto, a meno che casi clamorosi, non perdono molti punti, insomma, non perdono tutte le partite. Le due squadre, diciamo, che sono ai primi posti, Milan e Inter, la vedo impossibile. Comunque per me la stagione del Napoli adesso, al momento è comunque un fallimento, io la vedo così, poi non lo so. Proprio in virtù di quanto ho appena detto sulla Champions, eccetera, che secondo me è inutile a un certo punto, ormai non serve più a nulla più di tanto, a meno che tu non sia un campione e la vinci. Comunque poi pensavo anche che ieri ho dimenticato di dire che in realtà qui era io vivo in provincia di Napoli, San Giorgio a Cremano, qui era praticamente il santo appunto, era San Giorgio. Da San Giorgio c'è anche una storia legata al drago, ma insomma non me la ricordo adesso esattamente in questo momento. Comunque il santo patrono, c'è anche la processione qui in genere, ma non so se l'hanno fatta, non credo, cioè in realtà domenica la fanno, non so se la fanno perché per i problemi del Covid non credo. Comunque io poi c'è anche un mio, in realtà qui su YouTube c'è un video in cui io sono presente a una processione di 9 anni fa, nel 2013 se non erro, cioè sono presente, ma in realtà mi si vede a un certo punto della processione, se non erro al minuto 8 e qualcosa. Comunque, se avete visto appunto questo breve spezzo appunto all'inizio del video, avete visto quella persona, sono io, appunto inquadrato per una decina di secondi se non erro, e comunque è un periodo in cui frequentavo ancora la chiesa, veramente sono quasi 10 anni fa, 2013. Però il problema mio con la Chiesa, già ne ho discusso di questo problema quando ho parlato di Bach, diciamo, per il compleanno di Bach il 31 marzo, cioè, avrebbe fatto 337 anni, fosse stato ancora vivo. Comunque qui dico sinteticamente che è un ambiente che non mi ha lasciato nulla di positivo, cioè solo, insomma, pettegolezzi, questi ambienti parrocchiali, mi è servito solamente, appunto, come ho ripetuto, già detto nel video di Bach, il fatto che ho suonato l'organo davanti a un pubblico, comunque, da solo, comunque ho avuto la possibilità di ammirare il suono dell'organo, la chiesa vuota, poi soprattutto un'esperienza che mi è servita, mi ho detto, per insomma, il fatto di essermi abituato a stare davanti a un certo numero di persone, però poi per il resto, se vivessi un'altra vita, avessi la possibilità di non rivivere questa esperienza, non la rivivrei. In questo momento comunque io sono agnostico, appunto da vari anni, diciamo una posizione sospesa sulla fede, ma preferisco definirmi agnostico. Non ateo, perché ateo è appunto una posizione che non credo mi possa appartenire, almeno in questo momento, però appunto mi reputo da anni agnostico, alla maniera anche kantiana, che anche Kant lo era, probabilmente ci rimarrò per tutta la vita su questa posizione.
Comunque forse diciamo improvviserò, ma non lo so, è una cretinata, però vediamo, non credo, dipende anche dal tempo. Il mind team, diciamo così, così lo possiamo chiamare, che suonano in processione, appunto dedicato a San Giorgio, il tema principale, ma con le trombe, e poi comunque anche il tema di quelli che qui si chiama la Madonna dell'Arco, diciamo i profani, io direi, che onorano la Madonna più o meno ogni domenica. È anche un tema principale di questi loro, diciamo così, per la Madonna. Però appunto vediamo, comunque poi proseguirò gli altri pezzi di Bach, giorni successivi, diciamo, tastiera, credo siano pezzi di Bach, ma poi ne parlo meglio quando li caricherò. Sì, credo di aver pensato tutto, ma so se c'è qualche altra cosa mi viene in mente, aggiungo in descrizione. Grazie di again, a domani.